L'arrivo di questo salone? Sì, molto. Io non ho voluto intervenire nella querelle tra Torino e Milano per rispetto. Ci ha pensato la fiera, ci ha pensato il presidente Perabon, l'amministratore Perabon, e alla fine devo dire che siamo molto soddisfatti. Ho partecipato con l'assessore Cappellini all'incontro al Ministero della Cultura, dell'istruzione, della cultura, sì, per cercare di dirimere la controversia, ma insomma la decisione era presa, peraltro una decisione presa dagli editori, quindi nessuno può metterci becco. Mi spiace che il governo abbia polemizzato, preso questa posizione un po' critica, ma va bene così. Milan è un Gran Milan, anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista dei numeri, delle imprese che fanno cultura, che pubblicano libri, dalle società editrici, siamo primi in Lombardia, quindi è il giusto riconoscimento di questa dimensione culturale della regione, di Milano e della regione. Ma resta un po' di tensione con Torino? Ma no, siamo vicinissimi a Torino, con l'alta velocità siamo qui, siamo un'unica grande area, dobbiamo collaborare, dobbiamo unire gli sforzi, perché non ha senso litigare su queste cose. Lasciamo al settore privato, in questo caso alle società, di scegliere dove andare, però Torino e Milano sono così vicine che è un'unica area. Dobbiamo collaborare per valorizzare insieme. Conviene a Milano e conviene anche a Torino.